Ragazzi, buongiorno. Vedete, sono qua nell'orticello. Adesso ho preparato per interrare i porri che mi ha regalato Silvio ieri sera. Poi devo andare a fare un lavoretto per una signora, ma vi racconto strada facendo. Così facciamo un video, parliamo un po' di questa signora, una signora genovese che vive quasi tutta l'estate qua in Valmaira. Comunque ve la faccio conoscere, molto simpatica, e adesso interro i porri. Questo sacco di porri che mi ha dato ieri sera, ho scavato e adesso li adagio tutti lì uno vicino all'altro. Vi faccio solo vedere, così per dire, no? La mia, qua sono l'esterno della serra. I pomodori sono a 3 metri di altezza. No, non li ho più curati, non ho più tolto niente, si sono piantati qua nelle plastiche. Guardate che pomodori che ho a San Damiano. Le ciliegine, andate all'interno della serra. Avevo fatta questa struttura qua con del ferro di recupero quando era partito il Covid, portavo a spasso l'oca, ma l'oca devo di nuovo mettergli il guinzaglio e portarla in giro qualche volta. C'ho Ice lì che gioca, vai guys. Saluta. Dai, basta, giù, giù, via. Dicevo, l'avevo fatto quando era scoppiato il Covid e il primo anno l'ho coperta solo con un nylon semplice perché i magazzini erano stati tutti chiusi, ma è spettacolare questo policarbonato. Ne ho lasciati due da parte, glieli porto alla nonnina. Si chiama Tina, la nonnina che vi andrò a far conoscere. Adesso li copro, così quest'inverno sono pronti, facili da tirar fuori. Allora, adesso vi do una bella inzuppata d'acqua. Silvio mi ha detto di inzupparli bene. Qua la terra è super buona perché tutti gli anni ci metto giù delle carriolate di letame, di pioggia e langra, quello non manca mai. C'ho la gallina del vicino, saluto Bruna, non ho più visto sua mamma. Ice, scendi da giù. Gioca nel letame con la palla, tu. Rice. Ehi, via. Adesso sto andando a comprare del pane per Nonna Tila, io la chiamo così Nonna Tila. Vi voglio rimarcare qua, comune di San Damiano Macca, provincia di Cuneo, ho visto la popolazione. A seguito di innumerevoli avvistamenti del lupo negli abitati del comune di San Damiano Macra, si chiede alla popolazione di segnalarne gli avvistamenti. Cioè, qua siamo a questi livelli, no? Vogliono fare l'album fotografico per fine anno da regalare alla popolazione. Poi abbiamo anche poi la festa dell'autunno. Adesso vado dal panettiere a comprargli il pane a Tina. Duma d'Achele, la bottega del pane. Ora sono entrato qua da Michele, panettiere storico qua di San Damiano. Mettimi un po' di quelle pagnotte lì che sono morbide, ma detto che hai i denti di bosco, di legno. No, questo qua va bene, sono Due di, morbidi. mettine tre di quelle lì e due delle altre lì, magari che si conservano un po' di Eh più sì, domani o così. Voilà. queste qui. Boh. Qua ragazzi, la domenica quando andate in valle e non solo, passate a trovare Chele. Già in pensione, ma non molla, eh. Che diavolo. Piano, piano piano. Piano piano molli. Per forza, Mi ricordo i tempi del 112, quando eh. Eh sì, eravamo Joe e giovani. Bei. Ora siamo Bappi E vedi? Bei.
Boh, ciao Kele. Ciao. Ecco, adesso ho attraversato l'abitato di Macra e prendo la strada per Celle Macra, 6,4 km. Celle Macra, strada continua per il magnifico vallone di Tibert, dove Luca fino all'anno scorso alpeggiava con le sue pecore. Stanno peso, ci sarà solo più meme lassù, solo Soletto, tutta la montagna sua. Ho visto l'altro giorno in fiera a Bellino meme Paola. Quest'estate non sono riuscito ad andare a trovare una volta. Ecco, questa è la chiesa di Celle Macra. Stanno asfaltando le strade, speriamo che la strada sia aperta. Questo è il palazzo municipale, la comuna. Tina abita là, in quella borgata, se riesco a farvela vedere, eccoli, vetri sporchi, comunque andiamo da Tina. La chiesetta di San Bastian. Altro pilone votivo, adesso prendo su qua per la stradina. Questa è Borgata Serre. Adesso ho lasciato la macchina qua perché non si arriva davanti a casa. Di qua ci sono varie mulattiere, ho fatto con la mula, questa Borgata Serre 1316. Di qua si va a Castellaro, Borgata Grange, Pian della Colla. Qua davanti abbiamo il vallone di Tibert. E da Castellar si va su sull'Alpe Fiumei. Buongiorno Tina! Buongiorno! Com'è? Bene. Ciao! Ti ho preso il pane e ti ho portato due porri freschi di ieri da Cervere. Adesso così mi racconti un po' delle tue storie. Quello lì è il vallone di Tibert, lassù abbiamo... Guarda che tempo, che bello! Che belle giornate che fa! Come già che si chiamano quelle grange là dall'altra parte, le borgate? Là è Ugo. È Ugo di lì? Sì, Ugo Soprano e Sottano. Sì. Abbiamo anche dei begli affreschi. Allora, hai messo il caffè? Hai messo il caffè? No, ancora no. Allora lo facciamo? E il gatto? Ce n'ho tre. Ma li porti giù a Genova dopo? No, sono di qua. Ah, li lasci qua, sono di qua. C'è anche, qua c'è Alessandro. Penso che sono vicino. Sì, sì. Arrivo. Sì. Ah, qua che belle rose fiorite ancora. C'è, l'ho buttate, quando sono arrivate ho fatto una fetta di fiori. Guarda. Ah, che belle. Ma che belle. E quelle lì? Quelle lì sono meravigliose, quelle lì sono una rarità, eh. Quella lì bianca? Sì. Rosin, se diciamo. Belle, sono belle quelle lì. Sono proprio belle. Guardate qua. Nonna Tina, 82 anni. Brava te. Mamma mia, che affare. Vieni. Permesso. Avanti. Ho detto già quando sono partito da San Damiano, ho detto sentiamo Tina se si fa fare l'intervista. Che cosa c'è? Metti, dai, porri. Quanto hai speso? Sono freschi, ho speso niente. Come niente? Niente. Che bravi porri, da dove ne vengono questi? Ma adesso, i porri qua, ieri sono andato a Cervere, giù vicino a Fossano. Sì, sì. È proprio la terra del Porri, perché è una terra morbida lungo al fiume, tutta proprio sabbietta, no? E hanno proprio il marchio registrato dei Porri e tutto, me l'ha regalati un bel mazzo, li ho interrati, ho detto ne porto due a Tina. Ma è fatto bene, però a me piace. Se sapevo allora te ne portavo di più. Mi piace perché mio marito qua li mangiava con le patate.
Buonissimi, anche col risotto, così. Guardate qua la stufa di Tina. Ma visto che bella? Bellissima la stufa di ghisa, quelle vecchie, io la faccio vedere perché Sì. ed è accesa. Sì. Ah, Forno, che c'è il bella. forno anche, Di qua di fianco c'è il forno. Allora. Ah sì. guarda, c'è il forno, Ebi. Emi. Adesso facciamo il caffè, poi mi racconti qualcosa. Ah, ma l'hai già messo nella caffettiera. Sì, è già pronto. Ma io. E qua era il camino vecchio, lì dove c'hai la legna. Sì, perché mi buttavano via, Ah, come di scusa. qua puoi buttare fuori il fumo, logico. Lei tiene la legna da mettere nella Ma stufa. mio figlio ci ha messo la lamiera perché veniva giù. Il caluso. E tutto il calore andava su, Ah, guarda, già perché è che. così, eh. Ah, lo so, lo so. Io mi siedo, Sì, lascia, eh. Ah, ho recuperato la scala di Tina, questa qua è robusta, in larice, no, no, è robusta, robusta. Guardate qua il balcone, tutto in larice, questa roba qua l'ho fatta tutta manualmente. Lì c'è ancora la fare per pulire il grano, Sì, quella per il ballo. grano. E l'altra è quella sotto con le due. È per portare la sabbia alla terra. Ah, te lo Sì, faccio vedi? vedere perché. Ah, si prendeva uno di qua, l'altro di là e Questo si prendeva la portava la sabbia, sabbia alla terra. Faccio pietre, vedere qua il panorama dal balcone. ogre. Ah, qui è bello, guarda. Vedi che adesso viene. Sì, è tutto spaccato. È il gatto che esce lì. Sì. Lì è la cuccia sua. Cosa ne pensi di queste temperature? È che fa Meraviglia, troppo. una meraviglia. Ma è troppo caldo per il Troppo, esagerato. Ce la fa periodo. pagare poi, eh. Ce la fa pagare. Ce la fa pagare in qualche modo? Se O fa o che qualche. viene Io lo dico. secco che brucia o che O. viene in alluvione. Sì, Sai, sicuro, esagerò. sicuro. Vedi quelle piante lì? O già che Che ti viveva il fanno. sole. Il sole, già che. 2 ore di 2 ore sole. di sole ti tolgono. E lì bisognerebbe farle tagliare. Eh sì. Dai, ora Diventano salgo più sul tetto degne. a vedere il disastro. E faccio vedere ancora il panorama da qua sopra i tetti. Là abbiamo la via militare. Andiamo sulle praterie di Elva. Dietro abbiamo Elva. Il Pelvo, la Marchisa e il Chersogno. Nella conca lì abbiamo San Michele di Prazzo e qua ritorniamo in quel di. Allora di là è il Palente. Il Palente non si vede, rimane dietro lì il Colletto. Lì è tutta la zona di Albaretto. Qua dietro abbiamo, che non si vede, Costa Chigia e il Monte Buc. Oh, le tegole le ho sistemate, adesso scendo. Guardate qua che belle fiorette, queste sono le zinnie, l'insalata lì nel secchiello. E Mi ha brava regalato Tina, va! delle mi ha regalato delle de, Brava Tina! ha regalato della lattuga con la radice, no? Ah, e l'hai E messa le lì? foglie le ho mangiate, ho messo quello lì sono Allora rimaste. continua a rifare, già che. Brava te! Va bene. Dai, adesso abbiamo preso il caffè e mi Sì. faccio raccontare un po' da Tina. Sì. Come mai da Genova sei arrivata qua? Perché il fratello di mia mamma ha sposato la sorella di mio marito. Che tuo marito era di qua, a Sì, Lione. sì, sì, sì. Ma come l'hai conosciuto così a No, Genova? perché
si sono sposati prima loro, no? Ah. Era del 33, anche mia cognata era del 33. L'ho conosciuti così. Ah boh. E lui era giù a Genova, tuo marito? No, no, era qui. Ah. Era Savigliano una cascina dietro le bestie. Allora, aveva le bestie? No, lui lavorava. Lavorava, sì, 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 sì. E poi come mai siete andati a Genova? Perché io non venivo su. E come facevo? Non venivo su a sposarmi qua. È venuto giù lui, poi è andato a lavorare. Lavorava in giro così? No, no, lavorava in una zingheria. Ah. Aveva zingatura, mio marito. In zingatura. E quanti figli hai? Due. Due, Antonio che fa il gommista, che lo salutiamo, e l'altro che come si... Giorgio che c'ha... È quello che ho conosciuto qua l'anno scorso, due anni fa. Sì. E tu cosa facevi nella vita? Io ho sempre fatto la serva. La serva, si diceva così una volta. Adesso com'è che si chiamano? La badante? Golf. Ah, la colf. Okay. Vale. Ma andavi a fare ore. Io ero in cadena avvocato a Pegi. Andavi a fare ore. E poi avevo anche tre scale io. E poi facevi. E la famiglia. E a piedi, non avevo macchina. Tutto a piedi per Genova? No. E abitai. Noi abbiamo tanta, come di qua, alla chiesa. Perché io abitiamo gli ultimi palazzi. Di Genova Pre. Genova Pre. E poi mi dicevi una volta che poi avevi accudito tua mamma fino a due anni fa. E che facevi la 105. 105 anni e tua mamma è arrivata? Sì. Facevo anche la serva a loro. Ma l'hai detto. Hai sempre lavorato. Sono sempre troppo brava. Quando sei troppo bravi sei troppo scemi. Ti passi per scema. Ti passi anche per scema. Ah, sì, sì, poi ne approfittano tutti. Anche venivo qui, c'era la nonna vecchia che camminava con questa sedia. Vecchia. Si teneva sempre la sedia? No, non poteva camminare. Ah. Senza acqua, senza gabinetto. Qua non avevate l'acqua in casa? No, ancora. L'abbiamo messa noi quando hanno diviso. In che anno era quello? 78. Accidenti. Ho pagato 40 anni la fogna, mi hanno fatto pagare, che io la fogna ve l'ho per conto mio. Avete la fossa biologica? Ah. Invece ci facevano pagare la fogna. 40 anni. Maledetto. E l'acqua, voi qua la stufa, e vi riscaldate tutto con la stufa anche sì, d'inverno? Sì. Tanto d'inverno non venite su. Ma no, ma poi c'è anche lì, c'è il divano letto. Vabbè, si dorme lì sul divano. Ma no, ma poi apro la porta, si scalda, Qua è basso, con le case di una volta. Ma si sta bene. Basta avere la roba da mangiare. E cosa fai qua tutto l'estate? Ah, vado a fare un giro, prendo la legna, mi preparo, pulisco, faccio da mangiare. Ogni tanto viene mia cugina che abita a Mondovì. Sei andata per funghi? No. Niente? Perché ci era... sono i funghi? Ne sono usciti tanti, me l'ho detto. Non so. Sono usciti tanti. È mi così. Vedo andare giù che c'è dei funghetti, ma non so che funghi sono. No, sono... Si però mangiano è... tutti, ma io non li mangio. No. Ma ci può mangiare una patata a me. Non si rischia niente. Senti un po', cosa che devo fare di lavoro? Ti è andata via una tegola dal tetto? Sì. Allora mi prendo la scala, vado a mettere la tegola, e così faccio vedere il panorama da sopra, su di lì, delle montagne. C'è quelle piante lì di ciliegio che il sole mi arriva dopo due ore. Per la pianta? Per le piante là. Ah, che ti fa ombra. Lì mi sarebbe... Ma non c'è nessuno, se ce li tocchi guai. Se ti gai tu, chile come tu caghi un portafoglio. Ah, bene. E adesso vai giù, per l'inverno. Sabato, domenica, poi viene mio nipote, domenica, perché vanno ferie, perché mio nipote lavora a Renzano, in ristorante. Ci ha dato le ferie, volevo andare giù in Egitto, ma... Ah, già, che adesso... Questi casini, ma... Ma cose che belinate. Non ho mai fatto ferie, mai. Venivo qui, c'era da fare le furie, non le ferie. Sempre lavorato. Boh. Sempre. Adesso riposati solo un po'. Sì.
Boh, io vado sul tetto, dai, poi facciamo ancora due parole. Oh, i lavori li ho fatto, Tina. Adesso ti saluto, ma sai cosa mi è venuto in mente? Dobbiamo salutare tutti i lavoratori del porto perché seguono Dejo e la mula che va in montagna. Sì, ma hanno scritto in tanti. Loro quando non hanno da caricare i container così, guardano i miei video. Ecco. Li salutiamo tutti. Salutiamo. Boh, Tina, buon proseguimento, salutami i figli. Grazie, anche. E se hai bisogno, chiamami, sì, e rispondo sempre. Sì. Ok? Va bene. Ciao. Saluti al porto di Praga. Ciao. Ciao.